È stato molto emozionante perché vedere questi ragazzi come si impegnano e le cose che riescono a fare in acqua è veramente bello e emozionante, anche per noi che lo facciamo tutti i giorni. Poi vedi loro il modo in cui stanno in acqua e l'entusiasmo che ci mettono e ti regala qualcosa, ti lascia sicuramente qualcosa in più dentro. Allora, io uso la prima parola è inimmaginabile, perché veramente non credevamo di arrivare qui e di vivere queste emozioni fortissime. Nella patria della pallanuoto, nel regno qui, no? E noi l'abbiamo vista in TV questa piscina. Stare qui con loro è stata un'emozione fortissima. E la porterò sempre nel cuore. Abbiamo iniziato la nostra esperienza, io la prima pala l'ho toccata qui a Genova, dove abbiamo fatto la prima esperienza di pallanuoto paralimpica, e ritornare qui con la prima rappresentativa nazionale paralimpica è inimmaginabile. Mi ripeto, però è la parola giusta. Sono fondamentalmente senza parole perché i ragazzi sono usciti più carichi di quanto sono arrivati. Il confronto con dei guru della pallanuoto, con degli atleti che sono stati sempre visti da dietro uno schermo, per loro è stata una forza e una bellezza che non smettono mai di raccontarmi quando ripetiamo. Io sono fiducioso che la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica, così come ha fatto fino adesso, continuerà a spingere verso questo obiettivo. E devo ringraziare tantissimo il presidente Felugo, devo ringraziare tantissimo tutto lo staff, dal mister, dai ragazzi. Sono stati di una gentilezza e di un garbo che veramente non li abbiamo trovati in nessuna situazione. Ma sappiamo che ci possiamo credere, sappiamo che le cose possono continuare. Anzi, farei quasi un annuncio. La Liguria non ha una squadra di pallanuoto paralimpica. Sarei orgoglioso e fiducioso di riuscire a fare una squadra di pallanuoto paralimpica, che è una delle poche regioni insieme alla Campania che sono la storia della pallanuoto e via via anche le altre. Però oggi siamo in 10 società. Mi auguro molto presto di arrivare a un bel girone a 12-15 squadre, è l'obiettivo.